C'è tanta voglia di centro. Con questa constatazione Noi Moderati si presenta a Chieti con il neo coordinatore cittadino Bucciarelli. Il partito di Lupi si prepara alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo teatino, garantendo l'appoggio al centrodestra e auspicando un confronto con gli alleati. La città, è stato ribadito, è in una situazione difficile con tante criticità. Valentino Di Carlo, coordinatore provinciale Noi Moderati Chieti. Dunque, Noi Moderati si sta organizzando in tutto il territorio della provincia di Chieti, ormai già da un anno. Il viatico è stato il momento delle elezioni regionali. A tal proposito abbiamo ricostruito il nostro tessuto centrista e moderato in tutta la provincia di Chieti. Oggi in particolar modo nella città capoluogo, la città appunto più importante di tutta la nostra provincia, che si avvicina alla futura competizione elettorale, ufficializzeremo sia il coordinatore cittadino che il nucleo fondante di questo nuovo gruppo, che insomma intenderà svolgere la propria attività sia per quanto riguarda il discorso elettorale, quindi la lista, lavoreremo sulla lista, ma anche sui programmi e sulle criticità che purtroppo questa città ha e si porta dietro da diversi anni, e chiarendo che siamo in netta alternativa dell'amministrazione attuale. Dunque in appoggio al centrodestra, ma già si pensa a un nominativo? Pare che il sindaco Ferrara dall'altra parte voglia ricandidarsi. Per quanto riguarda il centrodestra, qualche indiscrezione sul papabile candidato a sindaco c'è o non ancora? Allora, noi stamattina ci presentiamo dicendo che noi ci siamo per tenere unito il centrodestra, perché il nostro lavoro di moderati e di centristi porta a questo. Significherà sedersi ad un tavolo tutte le forze di centrodestra e, perché no, evidentemente allargare anche a quelle liste civiche, nella prospettiva che si sentono in alternativa a questa amministrazione. Insomma, siete pronti per le prossime elezioni a Chieti? Assolutamente sì, ci stiamo preparando in maniera adeguata.